Allora un applauso per Marcus Schulte. Secondo posto Nicolas Bettina, al terzo posto, e adesso arriva il momento dello spumante e dei fiori. Marco Schulte, what a race for you, a great race, a great victory. Yeah, it was unbelievable. It was quite a hard race, and just in the first lap I recognized that I got a little gap to the chasers. And in this point of the race, I didn't thought that I can continue like that. But yeah, in lap two, I built up a even bigger lead. And yeah, when I went into the last lap, I got like 1.5 minute, and yeah, it was unbelievable. So I could just, yeah, kind of enjoy the last lap. Daniele Bredot, ti aspettavano tutti qui in Val di Sole, i tuoi tifosi, la tua squadra, noi stessi, e non c'è deluso. Era un appuntamento che ho preparato fin dall'inizio stagione, ci contavo far bene in casa, sono venuti tutti a vederci. Peccato per mio fratello che è caduto ieri in allenamento, sennò se la sarebbe giocata anche lui. Secondo, ma un gran bel ritmo, hai difeso autorevolmente la piazza d'onore, anche Nicola Spettinale alle tue spalle ha fatto una gran bella gara, un successo di squadra possiamo dire. Sì, un grande successo di squadra. Io sono rimasto indietro il primo giro, mi si è sganciato un pedale in partenza, e quando sono rientrato il tedesco era già andato via e non ne avevo per andarlo a prendere. Penso che sia comunque un risultato che valga la pena dedicare a qualcuno. Hai una dedica da fare? Ah, la dedico al gruppo sportivo forestale, alle nostre nuove... il nostro nuovo sponsor Shellite, e ovviamente alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno aiutato in questo risultato.
Nicolas Pettinà, sapevamo che negli Under 23 tu, i Brad Hot, potevate far bene. Non ci aspettavamo fino a questo punto una grandissima prova, soprattutto da parte tua. Certo, correvamo in casa, quindi ci tenevamo particolarmente a far bene, eravamo qua tutta la settimana a visionare il percorso. E, per quanto riguarda me, anch'io mi sono un po' sorpreso riguardo al risultato finale, perché in questi giorni non mi sentivo una gamba spettacolare, quindi ti ripeto, sono rimasto sorpreso. Niente, sono riuscito a partire abbastanza forte, a stare davanti fin dai primi giri. E ho un po' esagerato sicuramente in partenza, perché ho tentato di stare dietro al vincitore Marcus e ho pagato un po' il secondo e il terzo giro. Dopo si è rilasciato con me nel frattempo anche Daniele, mio collega della Forestale, e sono andato via col mio passo fino alla fine, facendo una gara di testa molto 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 sofferta, perché ho fatto una fatica veramente infernale. E niente, comunque sono contentissimo, alla fine è arrivato un terzo posto che mi dà un sacco di gioia, insomma un sacco di buoni propositi per il futuro.